Eccoci qua, buonasera, una sera un po' diversa da quelle abituali. Questa sera abbiamo un ospite, ne è valsa la pena, insomma un ospite d'eccezione che invitiamo molto volentieri. Dopo averla vista su tantissimi campi, insomma, di averla incontrata anche più volte, averla vista anche con la maglia di Busto nei primi anni, ma ce lo faremo dire da lei. Salutiamo, Carmen Turlea che è qui con noi. Ciao Giorgio, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Carmen, faccio entrare anche Franco che saluto, lui è il suo inconfondibile gatto. Buonasera Ciao. Franco, intanto vi chiederei se per caso avete le cuffie, meglio, se no vabbè, possiamo comunque Io sì. proseguire così. Mi Ok, sentite? sì, Io non ce le ho, non so se è un va problema per... bene, no, va bene lo stesso. Sentiamo benissimo. Franco, tu sei molto forte di audio, comunque va bene, meglio troppo Lo forte che troppo. abbasso. Esatto, abbasso un pochettino. Allora, Ora mi Carmen, non abbasso. voglio soffermarmi molto brevemente per non dilungarmi molto su tutta la tua carriera che vediamo qua che è immensa, insomma, non bastava una pagina. Vabbè, ovviamente noi ci ricordiamo prevalentemente quando sei stato a Busto, ma dopo hai girato talmente tante squadre, hai vinto, mi sembra, due scudetti, una CEV, insomma, Una Coppa Italia. una Coppa Italia, quindi insomma hai anche un curriculum ricco di trofei. Ci Vice vuoi... campione del mondo anche. Scusa se è poco, ci vuoi Esatto. raccon ci puoi Ma raccontare... Ci puoi raccontare in breve tutte queste tue maglie che hai vestito, le tue esperienze? Ah, allora, in breve è un po' difficile perché raccogliere 20 anni di carriera in poche parole non è semplice, però cercherò di farlo e direi come prima cosa che sono 20 anni entusiasmanti, belli, ma anche a volte difficili perché tutte le cose, no, nella vita non sono solo belle, hanno anche un lato di negatività, di difficoltà, insomma, anni pieni di soddisfazioni che mi hanno lasciato molto e mi hanno dato tantissimo e a cui io ho dato tanto. Ecco, senti, noi continuiamo a vedere su Instagram, tu sei molto social, vedo molti video in cui, insomma, la già tua forma eccelsa si mantiene tale, ma perché hai intenzione di continuare la carriera o è perché proprio ci tieni molto, lo fai come lavoro? Raccontaci qualcosa in merito. Allora, no, per continuare la carriera diciamo che il punto è già stato messo 3 anni fa, la mia carriera, e è stata una decisione pensata a lungo e di cui comunque sono contenta perché lo sport, come dicevo prima, mi ha dato tanto e io ho dato tanto, però poi a un certo punto nella vita bisogna anche un po' cambiare e ne sentivo anche la necessità di farlo. Il fatto che mi mantengo in forma lo faccio soprattutto per me stessa perché ci tengo a preservare quello che la natura mi ha dato, ci tengo alla mia salute, quindi cerco di fare del mio meglio per, insomma, per stare bene e questo è quanto. E da qui diciamo che anche saltata fuori, mi è saltata fuori anche un mestiere, non direi, però cerco di aiutare anche le altre persone, un po' col mio esempio, con quello che io faccio, con i miei esercizi, con i miei consigli alimentari, di essere in forma, di preservare la forma, il benessere e l'energia, insomma. Ecco, prima di passare la parola a Franco, volevo chiederti, no, beh, dai, passiamo prima la parola a Franco, poi vado con le domande. Sì, perché poi dopo abbiamo un sacco di cose da vedere insieme a Carmen. No, io la cosa che volevo ricordare a Giorgio, intanto ditemi se l'audio è sempre molto forte, No, se dai, dà va fastidio. bene, va bene. Cercherò di parlare più piano. No, volevo ricordare a Giorgio che nella pallavolo femminile ci sono alcune giocatrici che hanno lasciato un segno fra gli appassionati, nella tifoseria, ma anche degli appassionati, diciamo, distribuiti a larga scala, in senso geografico. E alcune
alcune di queste giocatrici hanno degli appellativi, tipo la Piccinini è la regina del volley italiano, la De Cruyff è la queen per i tifosi di Conegliano. Noi tifosi della Barcon l'abbiamo definito dopo la finale di Champions League a Stettino del 2015, l'abbiamo definita Queen of Europe o qualcosa del genere. Però c'è un appellativo che è un po' superiore a tutti questi e che è la Dea, che è stato coniato a Piacenza dai Pink Wolf, e Carmen si ricorda molto bene questa cosa qua, e loro continuano a chiamarti Dea tuttora. Ecco, e proprio a proposito di questo, io direi di chiamare in causa invece qualcuno di Piacenza che ti ha conosciuto. Esatto. Ah. Ciao Carmen. Ciao, ciao Stefano. Sono contento. Ogni tanto, adesso ho visto ti ho seguito qualche volta quando fai qualche, diciamo, qualche video sul tuo nuovo lavoro, la tua nuova attività, solo che io non sono fisicato come te, quindi faccio fatica. Però quei consigli sono... Ti può sempre migliorare, ecco. Cioè. Sì, certo, non c'è dubbio. No, sono contento. Beh, a noi manca un po' la pallavolo a Piacenza, purtroppo cioè, il pallavolo maschile c'è ancora, per fortuna. Però sì. Femminile, purtroppo, è qualche anno che non c'è. Noi comunque siamo sempre appassionati, quindi continuiamo a seguirla la pallavolo. Continuerà la nostra passione. Anche qua Stefano si potrebbe tirare in ballo il discorso delle fusioni, cioè di questi accorpamenti che poi alla fin fine, però tralascio un attimo questo discorso. Dicevi Franco? No, dicevo a Stefano, io in parte li ho vissuti con loro perché all'inizio ero un tifoso abbonato di Busto, ma ero molto vicino a... Si vede? No, ho visto, grazie di essere sempre con noi, però adesso purtroppo non ci siamo più, ma è una delle ultime targhe che ci hanno dato. E mi ricordo quell'anno in cui, l'anno del secondo scudetto, forse Carmen non c'era più, perché non c'era già più. Io mi ricordo che partecipai a una cena, una pizzata con Pink Wolf, anche se ero dalla parte avversa, ma mi erano così simpatici e decisi di andare a mangiare loro dopo una partita persa, fra l'altro, una cosa abbastanza... che poi quella serie fu un 3-0 tremendo, per cui c'era poco da dire. Già l'anno prima, lo scudetto che vinto da te, Carmen, almeno una partita con gli altri riuscì a vincerla. Alla fine fu un 3-1 e fu comunque fu il primo scudetto a Piacenza. Sì. Ed erano comunque, sono state tutte e due Piacenze belle. Secondo me, mio parere personale, tu eri l'opposto più divertente di quelli visti quegli anni a Piacenza. Poi ognuno ha i suoi gusti, però il tuo modo di essere opposto mi piaceva più di altri, ecco. Diciamo. Ma diciamo che gli anni miei a Piacenza forse sono stati quelli senza togliere niente agli altri, però forse quelli più vissuti intensamente, perché la squadra era nata da zero, no? Io sono arrivata a Piacenza che la squadra era stata pescata in A1 e già il primo anno avevamo fatto veramente bene. Il secondo anno poi siamo riusciti a vincere il campionato, la Coppa Italia, abbiamo fatto un sacco di cose belle. Penso che sono stati due anni in cui la gente si è avvicinata veramente alla squadra, che poi dopo ovviamente con i risultati le ragazze hanno saputo mantenere il tifo e l'affetto delle persone. Però la banca era piena, mi ricordo. Com'è? Il palabanca era pieno, non ricordo bene. Sì, beh, il palabanca è grande, solo che... Le partite che contavano, sì.
Beh, anche cioè, comunque in linea di massima il pallabanca, anche cioè, come nel maschile, cioè, siamo riusciti a recuperare questo gap che comunque c'era nel maschile, dal maschile femminile, perché il maschile è iniziato molto prima, quindi esatto. Il maschile, io seguivo anche il maschile all'inizio, ma il maschile è iniziato molto prima, quindi... Sì. E poi comunque in quel primo anno, l'anno prima dello scudetto, voi riusciste ad arrivare in semifinale contro Busto, se non sbaglio. Sì, che è stata una partita bellissima, io me la ricordo molto, sì, molto bene. Quell'anno lì Busto era una corazzata pazzesca. Però voi riusciste a vincere una partita contro Busto in quella semifinale. Abbiamo vinto 3-2 la partita, al Pallabanca è stata una partita veramente bella. Sì. Con un Busto che era veramente forte, per cui fu una bella e penso che si può paragonare un po' a Conegliano di questi tempi, quell'anno di Busto. Sì. Poi dopo magari più tardi facciamo anche un po' qualche raffronto fra la pallavolo di allora e quella di adesso, perché un'intervista a Inma Siresi, che conosci bene, mi ha dato uno spunto che poi più tardi magari possiamo tirare fuori, ma non voglio togliere spazio a questa rievocazione di quel periodo di Piacenza che, ripeto, per me è stato bello, perché in parte l'ho vissuto da tifoso esterno, poi quando la Marcon e Giulia Leonardo si trasferirono a Piacenza l'ho vissuto più intensamente, ma a quel punto conoscevo già tutti i Pink Wolf, Stefano ne è testimone, li conoscevo già tutti già da 2 anni, nome per nome. Sì, beh, noi ci siamo conosciuti anche all'inizio, quando diciamo, la nostra squadra non era così ad alto livello, però comunque ci eravamo già conosciuti, avevamo fatto un, non so se era una specie di, non gemellaggio diciamo, ma comunque una specie di così, riunione, ecco, tra di noi a Busto, forse... Non ero ancora presente. Non c'eri ancora. Beh, comunque io ho iniziato a conoscervi quando voi iniziavate a diventare forti. Era uno dei primi anni, ma non è andato molto bene quell'anno, ma comunque poi... Certo. Ecco, anche io, no? Io ho avuto un po' di... all'inizio avevo avuto una discussione un po' accesa con Gianni Caprara, perché quando è venuto da noi il primo anno, la squadra non è andata molto bene, quindi... Poi quando è tornato mi ha detto: sono tornato perché voglio farvi vedere di cosa sono capace. L'altro anno, quando ero venuto a Piacenza, ci sono stati un po' di problemi di varia natura che mi hanno impedito di far vedere di cosa sono capace di fare io. In effetti poi dopo ha vinto ancora. No, ma è stata una discussione normale, perché quando eravamo andati... a Conegliano, che avevamo perso contro la Spes, l'altra squadra, avevamo un po' contestato la squadra e qualcuno della dirigenza aveva detto: ma non, perché contestate la squadra? E Gianni aveva detto: è giusto, se la squadra gioca male è giusto contestarla in modo non, diciamo, non esagerato, non troppo acceso, però è giusto, quando si gioca bene si deve applaudire, quando si gioca male si deve criticare, è logico, no? I tifosi si possono farlo. E quindi poi quando lui è tornato a Piacenza, poi abbiamo vinto, quindi ha voluto ribadire che è voluto tornare per dimostrare il nostro affetto anche. Cioè il suo aspetto nei nostri confronti. Che poi tornò anche un po' per il rotto della cuffia, perché quello fu un anno movimentato, perché Villa Cortese licenziò Caprara e Piacenza licenziò Mazzanti. E poi sì, prese Caprara e alla prima partita, appena arrivato a Caprara, vinse in casa contro Busto. Mi ricordo una partita che fu, diciamo, quella serata fu caratterizzata da una forte nevicata, mi ricordo questa cosa. E quando arrivò a Mazzanti, l'ultima partita l'ha persa con Busto. Sì, beh, questi legami sono molto forti. Sì. No, io volevo chiedere a Carmen se, comunque, al di là dell'aspetto di giocatrice, ovviamente, che, come ci ha detto, ha peso le scarpe al chiodo, se rimane nell'ambiente, visto che noi eravamo rimasti che eri a Casalmaggiore.
Ma sì, io ho fatto, diciamo, una parentesi a Casalmaggiore, perché sinceramente non avevo la minima intenzione di rimanere nell'ambiente, perché ho sempre pensato che quello che la pallavolo poteva darmi me l'aveva già dato sul campo, quindi avrei potuto avere molto poco facendo altre cose nella dirigenza o come allenatore o chissà che cosa. Però poi quando Casalmaggiore mi aveva offerto questa possibilità, un po' mi aveva incuriosita. Ho detto, va, vediamo un po' come si vede la pallavolo anche da fuori, no? Nella veste di dirigente. E così ho fatto la stagione scorsa con loro nella veste del team manager. E, è stata un'esperienza, posso dire, né bella né brutta. Ho imparato tante cose ed è finita. Basta, quindi diciamo, mi pare di capire, non hai intenzione di ritornare nell'ambiente. Ma sai, ho imparato che nella vita mai dire mai, ecco. Quindi adesso ti dirò, sono molto contenta di quello che sto facendo e sono molto entusiasta, mi piace molto, quindi mi impegno al 100% di portare avanti il mio progetto. Se un giorno qualche proposta magari la reputerò interessante, perché no? Ok, dicevi Franco? Allora, visto che siamo appunto un gruppo abbastanza limitato, si può parlare con tranquillamente di varie cose. È interessante, io, nel senso, io penso che tu abbia le qualità per fare il team manager, per cui non è una cosa da escludere per il futuro. Ma sai Franco, se posso, io poi dipende come è vista la figura del team manager, no? Perché normalmente quello che fa il team manager si sta vicino alla squadra, organizza le trasferte, fa da collante tra la squadra e la società. Se un ex atleta come me, con una certa esperienza, forse in qualche modo questa figura va un po' cambiata, perché se una ex giocatrice ti organizza le trasferte e ti organizza il pullman, non puoi sfruttare la sua esperienza da ex giocatrice. Certo. Non può dare quel più che magari una persona normale che fa altri lavori. Ho capito. Quindi bisogna capire come si vuole sfruttare un'ex giocatrice, che sia io, che sia un'altra, in questo ruolo, no? Se gli si vuole dare un compito un po' diverso o se si vuole rimanere negli standard dei team manager che fanno. No, ok, è chiaro. Sì, diciamo che le squadre più organizzate hanno per singoli settori un responsabile, lo vediamo anche a Conegliano, no? Ognuno segue determinate branche, quindi quello che vuoi dire te è che tu sei specializzata su una determinata cosa e sì, ho capito il ruolo generale, ma tu vorresti seguire quello per cui sei più adatta. Sì, perché Giorgio è inutile impiegarla per cose di tipo pratico che possono fare altre persone, lei ha un'esperienza a livello... Cioè, a mio parere sì, è bello sfruttare l'esperienza che una ex giocatrice ha di stare, non so, vicino alla squadra in un modo diverso. Sì. La penso io, poi certo. Sì, il resto okay, abbiamo provato, abbiamo fatto, penso che è stato anche per loro una specie di esperimento come lo è stato per me, quindi abbiamo provato, vediamo se ci troviamo, se ci piace, certo. Se la possiamo continuare, poi per un motivo o per un altro si è deciso, certo, di interrompere i rapporti. Comunque, se mi posso permettere Giorgio, però questo può, diciamo, la tua esperienza può essere inserita in una questione un po' più generale, che è, secondo me, una maggiore apertura alle donne all'interno della pallavolo femminile, vuol dire alle donne negli staff, perché questa apertura è molto limitata. Io, per esempio, ho visto con favore che la nazionale ha un medico donna, che è Alessandra Favoriti.
Si è visto in passato San Casciano che aveva una allenatrice donna, qua la Centoni che è preparatrice atletica a Firenze. Beh, l'anno del triplete c'era una donna in panchina. Esatto, questi sono stati degli esempi, secondo me, molto interessanti, che dovrebbero anche un po' essere incentivati, anche favoriti e anche incrementati. Mi viene in mente una cosa che è poi che è un po' collegata anche al rapporto tra allenatori e giocatrici di pallavolo. Non mi ricordo chi diceva, non so se era Velasco, diceva: io non posso dire alla giocatrice che ha sbagliato, perché lei lo sa benissimo che ha sbagliato. Se io glielo ricordo in maniera anche un po' fastidiosa, in un certo senso la umilio, perché lei sa benissimo. Io invece a lei devo dare degli strumenti per non sbagliare e fare bene quella tipo di cosa che le chiedo. Dicevo, poi i ragazzi invece è un po' diverso, perché loro fanno sempre un po' gli spruffoni, ti dicono, ah no, ho sbagliato, no, io no, ho sbagliato. Poi quando fanno cosa bene, fatta bene, vengono da me e dicono, ah, visto coach che ho fatto la cosa ben fatta. Quindi, sto tanto per dire che non tutti gli allenatori sono bravi con le ragazze e secondo me tu avrai una casistica di allenatori e sai benissimo chi è stato molto bravo con voi e chi molto bravo a livello comunicazionale. Mi ha anticipato la domanda, volevo chiederle qual è l'allenatore che più, secondo lei, insomma, che ricorda con particolare soddisfazione, insomma, quella che l'ha cresciuta di più, quella che gli ha dato di più, secondo lei? Vado? Vai. Allora, in realtà ce n'è più di uno, no? Io in questi anni ne ho lavorato con parecchi e quelli che mi hanno dato di più, che mi hanno fatto crescere, sono Lorenzo Miceli, Carlo Parisi e Gianni Caprara. Sì. Anche se devo dire, faccio un esempio, no? Non è che sono andata d'accordissimo con questi allenatori, perché con Gianni a livello, diciamo, personale non ci siamo trovati molto bene, no? Perché Gianni ha un modo di fare molto, come dire, molto diretto, molto ti vuole insegnare talmente tanto che non tiene più quasi conto dei tuoi punti di forza, perché vuole darti dei nuovi. E quando tu vai a togliere dei punti di forza a una persona, a un giocatore, una giocatrice, è chiaro che perdi di rendimento, perdi di sicurezza finché le cose nuove, no, diventano i tuoi automatismi e diventeranno i tuoi punti di forza. Quindi mi sono trovata anche in difficoltà. Poi è chiaro, si impara a conoscersi e capisci che non lo fa per cattiveria, è un suo modo di fare, è un suo modo di essere, poi apprezzi quello che invece ti vuole dare, ti vuole insegnare. E quindi... Però appunto comunque alcuni allenatori spesso ti chiedono un po' di più di quello che normalmente tu sai dare e ti aiutano a crescere. Sì, ma è anche giusto che un allenatore ti chiede di più, perché altrimenti tu non potresti mai migliorare, no? È chiaro che quando si capisce che c'è spazio di migliorare, uno dipende di più da te, no? Però poi ci sono modi e modi, no? Nel senso, se tu vuoi aggiungere qualcosa sopra quello che io ho già, quello che io sto già facendo bene da diversi anni, sono i miei punti di forza, aggiungiamo un'altra cosa, va più che bene. Se tu invece quella cosa su cui ho costruito tutta la mia carriera, tutte le mie sicurezze, la vuoi togliere perché non va bene e la vogliamo sostituire? No, quello no. Non funziona, perlomeno non funziona subito, no? Perché hai ragione, bisogna aggiungere, non togliere. Bisogna aggiungere, poi magari pian pianino si eliminano le cose che non vanno bene all'allenatore, ma non puoi togliere. È come togliere un po' l'identità a una persona per dargli una nuova. Ecco, come vedi la pallavolo adesso, più fisica, meno tecnica?
Posso finire, Giorgio, questo discorso e poi magari lo apri. No, mi è venuto in mente un'altra frase, questa volta invece di Mazzanti, che tu hai avuto solo per probabilmente 3-4 mesi in quel periodo, prima che venisse licenziato a gennaio circa. Quando lui ha preso in mano la nazionale nel 2017, è riuscito subito, dopo un periodo che la nazionale italiana non faceva nulla, a portare alla finale del Grand Prix, poi a perderla, però. A 3-2 contro il Brasile. Una nazionale molto giovane, che fu giovane anche l'anno dopo quando arrivò in finale ai mondiali. E a me aveva colpito una frase che disse in quell'occasione, che è questa: io ho chiesto alle ragazze un gioco ambizioso, quindi non dell'ambizione di risultato, ma un gioco ambizioso, e loro mi hanno seguito in questa mia richiesta. Chiaramente del gioco ambizioso non ci sta a togliere quello che uno sa fare già, ma aggiungere delle cose nuove. E secondo me questa frase qua, secondo me è un punto cardine degli ultimi anni della pallavolo e la trovo molto importante. Cosa l'ha aggiunta così, no? Questa cosa qua. No, sono d'accordo con te, perché poi essere ambizioso non solo per il risultato, secondo me è importante essere ambizioso in ogni gesto che tu fai, partendo dall'allenamento, e poi se in tutte le cose che tu fai le fai con l'ambizione, il risultato verrà da sé, capito? Certo. Ecco, prima di dare la parola a Stefano, che giustamente, poverino, non l'abbiamo ancora fatto parlare, volevo chiederti appunto come vedi la pallavolo adesso, innanzitutto se la segui, e come la vedi rispetto agli anni in cui hai giocato te, se è molto più fisica, meno tecnica o viceversa? Molto fisica. Molto fisica, sì. Stefano? Sì, no, scusate, io mi ricordo ancora la pallavolo con i 7-15 col cambio palla anche, no? Giusto per fare un attimo senza... quando non c'era ancora il libero. No, vi do una chicca. Io mi sono avvicinato alla pallavolo, ero molto piccolo, quando per caso a Piacenza arrivò la squadra di Ravenna, la Teodora Ravenna, in cui giocava una palleggiatrice molto forte, Manuela Benelli, e mi ricordo che è arrivato un pullman a Piacenza e ha chiesto informazioni dove fosse il palazzetto. Allora io con mio papà ero salito sul pullman e gli avevo dato indicazioni dove andare, diciamo, al palazzetto. Poi siamo andati a vedere questa amichevole, è la prima partita che ho visto, e ho visto queste ragazze molto alte, queste ragazze insomma fisicate. La prima partita che ho visto, adesso sicuramente non mi ricordo di preciso l'anno, comunque io sono un 75, quindi quando c'era Ravenna che vinceva gli scudetti, che ne ha vinti 10 di fila, mi sembra, non voglio dire stupidaggini, ma... È negli anni 90, sì. Sì, quando c'era Alessandro Zambelli. Sì, la prima partita che ho visto, la prima amichevole che ho visto. Sì. Mi sono appassionato, poi vabbè, ovviamente ho visto anche partite di volley maschile, però beh, quella era ancora una partita giusto per fare un confronto con senza libero, con il set che andavano al 15, con il cambio palla. Sembra passato un secolo, in effetti. Sì. Ci sono le specializzazioni soprattutto, cioè le giocatrici che sono specializzate, no? C'è il libero che è specializzato nella ricezione, ci sono i centrali che una volta facevano tutto, sapevano ricevere, sapevano anche palleggiare. Adesso in teoria potrebbero anche avere meno tecnica, perché non vengono utilizzati per tutti questi aspetti. Quindi secondo me... Non so se è un bene o un male, non voglio giudicare, però è diverso, è cambiato molto. Probabilmente prima la tecnica era molto importante, adesso è importante, ma probabilmente con la specializzazione delle giocatrici e anche dei giocatori sempre, no? È diminuito un po' rispetto alla fisicità.
Sì, no, sono d'accordo Stefano. Sì, diciamo che prima non ho continuato il mio discorso perché ho dato per scontato, no, il fatto che di un po' di tecnica si sia persa per strada proprio per il fatto della specializzazione di cui tu parli, no? Si punta sempre di più sulla forza, sempre di più sul salto, no? E quindi per forza di cose, diciamo, un po' di tecnica si perde per strada. Ma questo forse si nota più scendendo un pochino di livello, perché se guardiamo sì, con Eliano, penso che è un bel connubio di forza, tecnica e tutto quanto, è gioco di squadra e tutto. Però per Non c'è mai, certi aspetti, scusami. no, dico, non c'è mai stato un dislivello così come adesso tra Conegliano e le altre squadre, anche negli anni passati, oppure c'è stato? Ma forse ci sono stati più episodi, direi. Ormai Conegliano è quasi una costante, da qualche anno a questa parte chi gioca contro Conegliano non si avvicina più. A meno che Conegliano c'ha un po' la giornata, che sono un po' distratte, che sono, non so, ma se Conegliano gioca non si avvicina nessuno, credo. E negli anni passati, negli anni scorsi, forse c'erano degli episodi, mi ricordo l'anno di Busto, che avevano una corazzata in cui si andava a giocare contro Busto, abbiamo fatto tutte fatica, tutte le squadre del campionato hanno fatto fatica, ma poi per il resto era molto equilibrio comunque. Però, scusa, facendo la specializzazione, però per alcuni aspetti c'è anche un'inversione di tendenza, perché i migliori liberi non sono soltanto difesa e ricezione, i migliori liberi come Monica Di Gennaro, ma anche prima Castiglio già da tempo, ma adesso vedo anche molte altre, intervengono quando il primo tocco arriva alla pareggiatrice, intervengono nell'alzare, ma alzano sia in bagarre che in palleggio in maniera sempre più efficiente rispetto a un tempo. Quindi, almeno per quella parte lì, il libero moderno di alto livello deve essere qualcosa di più di un tempo. Sì, beh, come anche comunque il centrale, magari sì, non riceve come faceva prima, però anche il centrale quando palleggia deve saper palleggiare bene. È sempre doppia quando palleggia di solito, no? Dai, un po' meno alcuni. E poi gli opposti non sono tutti come erano, non so, la Vlichkov, eccetera, c'erano molti opposti di quelli agili come te che sanno difendere. Beh, so, insomma, sì, ce ne sono, certo. Dai, dillo che sapevi difendere. Ero veloce, quindi sì, non era proprio un Appunto. punto di forza, però sì, sapevo. No, infatti, ad esempio, Egonu è sempre più bravo a difendere. Posuk era un ottimo posto anche in difesa, eccetera. Chiaro, la struttura fisica è un po' diversa da una tipo Ingardi, Avric, ma quelle più però comunque, vuol dire. Vedo che questi opposti si danno da fare in difesa e imparano sempre di più. Secondo me era buona notizia per la pallavolo. Sì, sono d'accordo. Sì. Poi quando c'è del talento comunque si impara qualsiasi cosa, ecco. Esatto, sì. È chiaro, uno magari. C'è Scusami, sempre Stefano. quella cosa di essere ambiziosi e imparare delle cose che non si sanno fare. Sì, beh, sai, nella vita non è che lo dico io, lo dicono, non si smette mai di imparare, quindi si può sempre migliorare. Velasco diceva, giusto per citarlo un'altra volta, non esistono cose impossibili, esistono cose che non so fare. È chiaro che se mi butto la finestra non posso fare, ma lì siamo nel campo. Però se io sono una giocatrice di pallavolo con un talento di base, posso imparare sempre più cose, specialmente se sono diciamo, da anziana. Secondo me, anche se tu vai a vedere la tua carriera negli ultimi 10 anni, avrai imparato anche delle cose negli ultimi 10 anni.
Certo. Beh, con Gianni ho lavorato fino all'ultima stagione, l'ho fatto insieme a Gianni, e anche con Carlo, comunque quando ho lavorato con Carlo a Busto ero ormai abbastanza grande, insomma non avevo 20 anni. Certo, due caratteri molto diversi. Due caratteri molto diversi tra Caprara Sì. Però con delle similitudini. Sì. E quindi anche da Carlo comunque ho imparato che non ero giovane. Ok, io Franco, io la lascerei anche andare se sei d'accordo. Magari sentiamo. Spero che Stefano non abbia. Esatto, Stefano. Di evocare qualche aneddoto, no? Se Stefano ha qualche aneddoto del Piacentino simpatico da No, adesso sono un po' alla sprovvista, non mi ricordo bene. No, comunque no, adesso giusto per ricordare anche un'altra giocatrice che ha giocato solo un anno da noi, ma che ci ricordiamo molto, è Danica Radenkovic, no? Che quando passa in Italia viene sempre a salutarci, ci organizziamo, riusciamo sempre a andare a vederci. Adesso è lontanissima, gioca in Kazakistan, quindi ha girato il mondo. L'altra giocatrice che ha lasciato un segno da voi era Leggeri, la mano Leggeri, e ha lasciato un segno fortissimo. Tu con chi hai più legato, Carmen, nella tua carriera? Ci sarà qualche giocatrice con cui più di altre? Ho legato moltissimo, ma io non so se voi ve la ricordate perché ha smesso abbastanza presto di giocare a pallavolo, si chiama Anna Vagna Mello. Cavolo, ha vinto il mondiale con la nazionale nel 2002, certo che ce la ricordiamo, la ricordiamo tantissimo. Sì. Lei è proprio la mia sorellina, ecco. Ah, ok, bello, mi fa piacere sentire. Poi sono tante ragazze che ci sentiamo, e c'è un bel rapporto, ma quella Vagna è qualcosa di speciale. Va bene. Lei è più grande di te. No, è più piccola la Vagna. È più piccola, però ha smesso presto. Lei ha messo, sì, penso 28 anni ha smesso. Sì, no, peccato. Lei era veramente, veramente forte. Sì. Carmen, noi ti ringraziamo per la tua adesione, continueremo a vedere i tuoi video perché noi ne abbiamo sicuramente bisogno e magari verremo disturbati qualche altra volta a distanza di tempo per sentire o per invitarti insieme ad altre giocatrici a ripercorrere magari le tappe o comunque a dire la tua, visto che di esperienza ne hai tantissima. Ciao a Stefano, ciao a Franco e ciao a Carmen, grazie per essere intervenuto. In bocca al lupo per la tua nuova carriera. Credi, Ciao. 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 Ciao Carmen, grazie. Ciao.